Buongiorno, sono François Bouteille, della cadena Air Profil. Siamo noi una piccola ingegneria francese che lavora sulle misure per l'aria compressa, il vapore, l'acqua, qualche altre cose. E oggi pensiamo a che misure si possono fare, che cosa si possono dire su un'installazione che è sconosciuta per una grande parte. Conoscono soltanto i compressori, ci sono tre compressori e poi tre usi o tre tipi di usi, perché ci sono forse parecchi back filters, cilindri e valvole di regolazione. Back filters possono essere parecchi. Bene, a questo punto, prima di dire misuriamo questo, misuriamo quello, bisogna firmarsi un poco e parlare dei scopi, di quello che vuole il cliente. I metodi che usiamo vengono dalla ricerca operazionale. Ricerca operazionale, operations research, ha una deontologia che dice una cosa importante, che i criteri di ottimizzazione devono essere decisi soltanto, possono essere decisi dal cliente, non mai dall'esperto. L'esperto non decide che criteri di ottimizzazione va a usare. Potremmo parlare più da dove viene questa deontologia, è una cosa che è molto interessante, ma a questo punto i criteri che i clienti hanno sono quelli. Io gli do quello che trovo più frequentemente nella pratica del mio lavoro. I clienti non vogliono delle cadute di pressione. Cadute e pressione è una cosa che non piace. Cioè la differenza tra l'aria compressa, che adesso stiamo facendo AC4, la differenza tra l'aria compressa e l'aria che non è compressa è la pressione. Tutto il resto è secondario. Il secondo punto perché se no il back filter, no, forse il primo che si fermerà sarà sicuramente quello, i cilindri non funzionano bene. E poi ci saranno dei problemi, se la pressione si abbassa troppo, molte volte, come vedremo, la qualità non è più la stessa. E forse ci sarà acqua nell'aria compressa e le valvole di regolazione potrebbero anche loro avere alcuni problemi. Ok? La caduta di pressione è qualcosa che non vogliamo. Il secondo punto è la presenza di acqua liquida nell'aria compressa. È una cosa che può creare problemi, abbiamo visto con i back filter, se il prodotto si può trasformare in betone, in pietra, poi per i cilindri può rallentare il movimento di un cilindro, il distributore non funziona bene, le valvole di regolazione fanno una cattiva regolazione se c'è acqua nell'aria compressa. Cioè bisognerà in questo caso pensare a rimuovere quest'acqua per mezzo di qualche filtro di protezione, ma è meglio non averla, acqua liquida. L'acqua liquida nella rete di distribuzione sconosciuta che abbiamo qua, se ci sono delle parti che sono esterne, e se voi vivete, l'Italia non è soltanto la Sicilia e la spiaggia, ci sono anche qualche monte, ci può essere neve, e l'acqua liquida può fare un tappo che non lascia più passare l'aria compressa e poi dovete aspettare a che la temperatura risalga per avere aria di nuovo. Cioè, questo è una cosa che ci chiedono spesso, di fare qualche studio, qualche misura per capire perché c'è acqua liquida e come evitarlo. E poi c'è l'energia. Indubbiamente la politica dei paesi europei lascia pensare che l'energia potrebbe essere più cara nel futuro. Da alcuni anni
successo qualcosa di un poco distinto. L'energia in America è divenuta molto più economica, ma le previsioni da lungo termine forse fanno pensare che l'energia rimane qualcosa che può essere interessante a risparmiare l'energia. E poi c'è la possibilità che sia necessario questo anche per motivi che sono importanti nella maniera di pensare dei francesi, di quello che sarebbe la indipendenza nazionale, cioè se per una questione di gas che non riceviamo più da qualche paese, dobbiamo cambiare decisioni politiche. Nel passato, questa idea non piaceva ai francesi. Il governo voleva essere indipendente. Speriamo che non ci sarà situazione di scarsità, che non c'è più gas naturale o non c'è più elettricità. Okay? Questi sono i tre criteri. Perciò prenderemo ciascuno di questi tre criteri per vedere che cosa misurare. Per misurare le cadute di pressione è abbastanza semplice. Bisogna prendere qui una misura di pressione, magari per ciascuno dei compressori, perché tutti quanti questi compressori, già che non sappiamo niente, forse non stanno nella stessa sala di compressori, forse sono a tre punti distinti nella fabbrica. Cioè, misurare la pressione è una prima cosa che si vuole fare. Per misurare la pressione bisogna precisare se la pressione misurata sarà pressione assoluta o una pressione relativa, c'è una differenza che è la pressione atmosferica. La gente che lavora nell'aria compressa in genere usa pressioni relative. La gente che lavora nelle misure in genere misura pressioni assolute. La conseguenza è che queste persone in genere non stanno buoni amici perché nessuno capisce quello che l'altro dice. Ci sono delle pressioni che cambiano di un bar soltanto perché c'è stato uno sbaglio sulla unità, su quello che si misura, sulla grandezza misurata. Se misuriamo le pressioni all'outlet dei compressori, possiamo pensare, misurare anche la pressione qui, magari sulle valvole di regolazione, anche se un po' meno importanti, ma perché no? Una misura di pressione relativa o assoluta è una cosa poco costosa e io direi che se facciamo queste misure possiamo misurare la differenza di pressione tra i due livelli e poi vediamo. Come nei record, nelle registrazioni numerici che si fanno cada minuto, cada secondo, vediamo come cambiano le variazioni di questi sei valori che abbiamo misurato qua. Possiamo, per esempio, trovare che la pressione qui, diciamo la pressione a questo punto, è molto più bassa che la pressione agli altri punti. Qui la pressione non rimane stabile qui e poi si abbassa qui. Questo significa che dobbiamo fare un'inchiesta in questa parte perché la rete di distribuzione sarà responsabile. O forse ci sarà qualche perdita puntuale di pressione, sarebbe magari un flussometro, un vortex o un orifice plate, un diafragma, può creare 300-400 millibar di perdita di pressione e poi vediamo questo. Se c'è una caduta di pressione vuol dire forse che c'è anche un flusso molto più importante che previsto nel bug filter. Questi filtri possono avere delle fughe interne che sono molto importanti. Roma, il nostro giovane ingegnere misura. La prima volta, e questo era 10 anni fa,
che l'ho lasciato misurare da solo in una cartera, ha misurato un bug filter, un 3 pollici, un tubo di 3 pollici, e ha trovato una fuga interna di 700-750 normometri cubici per ora, cioè 80-90 kW di energia persa. Cioè, questo è interessante. Era la sua prima misura che faceva da solo, era la fortuna dei beginners, di quelli che lavorano per la prima volta. Ha trovato la più bella, il più bel, più bella fuga che forse abbiamo trovato in 15 anni nella mia impresa. Queste fughe si misurano usando qui forse un piccolo tubo di Venturi. Venturi era un ingegnere italiano che lavorava a Parigi nel 1796, credo, e ha fatto qui, ha inventato questo sistema di misurazioni che noi francesi copiamo perché è facile. Pubblico, il signore Venturi, Giuseppe Battista Venturi è morto da tempo e si misura la pressione qui e qui e la differenza di pressione è proporzionale, è proporzionale alla radice quadrata, cioè a una potenza di 0,5 dal flusso, cioè quando il flusso doppia la pressione differenziale è moltiplicata per 4. Questo strumento è molto, molto utile, molto semplice. Lo proponiamo ai nostri clienti per sapere, senza mettere nessuna elettronica, soltanto la parte qui con delle piccole valvole, che rimangono a disposizione per fare un controllo. Cioè, questo sarebbe sulla caduta di pressione, una possibilità che la caduta di pressione sia dovuta, causata da una grande fuga. In genere parleremo di fuga, in questo caso è una fuga che è importante. Si può misurare il flusso. Il flusso può essere provocato dalla fuga che fa cadere la pressione qua e magari la fa cadere un poco nel alcune parti vicine, forse qualche cilindri che stanno qui vicino, possono non lavorare bene perché localmente la rete di distribuzione non è sufficientemente dimensionata. Se vediamo che la pressione cade allo stesso tempo, qui ai compressori e al bug filters, questo significa che la fuga è così grande che i compressori non sono più sufficienti per dare aria a tutta la fabbrica. E vediamo se qualche volta quello che da guardare è se forse c'è un compressore che si è fermato, che non funziona più. In questo caso la causa potrebbe essere sul dimensionamento o sulla condotta dei compressori. Cioè, per sapere se ci sono delle cadute di pressione da dove vengono, bisogna misurare in maniera sincrona la pressione ai compressori e la pressione agli usi finali sulla rete. E per questo è sufficiente misurare forse 4, 5, 10 pressioni sugli usi, secondo la complessità della sua rete di distribuzione, e poi una misura di pressione per ciascuna delle salle di compressori distinti che avete nella fabbrica. Cioè, abbiamo già trovato in questo AC4, aria compressa 4, che le cadute di pressione possono essere analizzate anche se c'è questo grande punto interrogativo, una zona che, come le parte bianche sulle mappe geografiche al tempo, quando i francesi andavano nel Canada o nell'Africa, e siamo capaci di cominciare a trovare motivi in alcuni casi per cercare veramente un poco più informazione se si vede che la pressione cade perché la rete è sottodimensionata. Bueno, prendiamo il tempo di visitare la rete. Grazie. Faremo un altro corso sull'acqua liquida a seguito.